Maestro, mi è dispiaciuto tanto non averlo potuto salutare. Forse voi state pensando alla lettera che è sporca. Non pensateci, perché io ho lasciato il tabacco e sono venuto a scriverla. Noi lavoriamo molto, specialmente il tabacco, per piantare. Siamo costretti ad innaffiare perché non piove. Caro signor maestro, la prego porgere i miei cari saluti ai compagni di scuola e a lei. Io voglio bene a te. Tanti saluti affettuosi. Il tabacco alle masserie Rittule Calabria. Ci andavamo con tutta la famiglia e lasciavamo il nostro paese e la nostra casa per tanti, tanti mesi. Già da gennaio si andava lì e si ritornava in paese a settembre, ottobre. Era una vita molto sacrificata, però era un'opportunità per guadagnare qualcosa in più rispetto a quello che avremmo fatto restando in paese. Ma in quelle masserie non c'era quasi nulla e per di più erano distanti dal paese e si viveva in 6 o 7 in una piccola stanza. Eh sì, nelle masserie vivevano 30 famiglie, a volte anche 50 di migranti stagionali, quasi tutti leccesi. Perché noi leccesi siamo bravi che lavoriamo il tabacco. Di solito erano gli uomini della famiglia che andavano avanti per seminare e raccogliere con... A marcia arrivava la famiglia e cominciavamo a piantare il tabacco a filari nel campo. E cantavi, cantavi, della mani presto, sicché non spicciava tutta la cantina. E a mezzogiorno ti fermavi un po'. Prendevi quel pezzetto di pane che ti eri portato da casa e lo condivi con un po' di olio e un po' d'aceto. Mangiavi e dopo riprendevi a lavorare. Quando il tabacco cresceva e arrivavano le prime foglie, dovevamo raccoglierle. Facevamo dalle 3 alle 5 raccolte ogni mese. Cuglievi, cuglievi e cuglievi. Cominciavamo a raccogliere già a metà giugno. Le prime foglie, quelle della parte bassa della pianta, erano molto leggere, pesavano poco. Poi, via via che la pianta cresceva e andava su, le foglie che uscivano sempre più pesanti, perché più spesse e più grasse. E poi dovevi infilare tutte quelle foglie, seduto per terra nei grandi capannoni delle masserie. Filavi, infilavi, infilavi, infilavi. Con la cucetta a mano, perché no,
noi le foglie di tabacco le infilavamo con lo spadino dal centro, con la punta rivolta verso il basso. Riempivamo di foglie strette e strette l'una contro l'altra tutte le foglie e praticamente facevamo un filo, una corda di spago che poi mettevamo a seccare sui terlitti. Non so se ci avete presente i terai di legno. Masseria Carabella sono venuto che ero bambino. E allora c'era anche il figlio del padrone che aveva circa la mia stessa età e insieme andavamo alla scuola sussidiaria. Che strana la scuola sussidiaria, si faceva in una stanza dentro la masseria e raccoglieva tutti i bambini e i ragazzi leccesi che lavoravano nelle masserie dintorni. Insieme, senza distinzione, prima, seconda, terza, quarta, quinta elementare, a volte quando si era in tanti si facevano pure i turni. Ricordo che un anno, durante il viaggio da Muro Leccese a Castellaneta, uno dei nostri pacchi andò perduto. Dentro quel pacco c'era la mia pagella di terza elementare. Masseria, subito mi rivolsi alla scuola sussidiaria, ma mi dissero che non c'era niente da fare.
ragazzi non c'era niente da fare, bisognava ripetere la terza elementare, perché senza la pagella non potevo dimostrare che avevo fatto la scuola. Di qua, si vede la stanza che teniamo noi. Però è l'unica persona che conosco adesso qui. Guarda nel 56. Che aveva un trattore a testa fredda. I quattro caselli sono da quelle parti. La chiesa è rimasta quella che c'era, noi siamo vecchi sì. Da Baccari del 1900, chi lo sa. Alla masseria sarva di Castellaneta Marina dal 1958 al 1964 ed è esattamente come la ricordavo, solo molto più degradata ed oggi completamente disabitata. Allora c'erano una trentina di famiglie, soprattutto del basso. Non c'era molto spazio, così una famiglia di Andrano propose al padrone di liberare la stanzetta dove aveva il serbatoio della nafta per far dormire lì qualche loro figlio. Il padrone aveva accettato e il serbatoio era stato messo fuori. Poi una sera arrivò la macchina che faceva i viaggi per il Salento. Proprio per quella famiglia di Andrano era venuta. Quello della macchina aveva adocchiato il serbatoio di nafta e aveva fatto loro una proposta. Se gli davano il gasolio necessario per il viaggio, rubandolo dal serbatoio, di certo avrebbero potuto risparmiare un sacco quella volta. Thank you.
famiglia ci pensarono, poi accettarono e decisero di andare al serbatoio. Il più piccolo faceva luce con una lanterna di petrolio. Ma quando stavano tirando fuori la nafta, questa si incendiò e subito dopo un boato. Il serbatoio esplose, investendo quel ragazzino che rimase bruciato dalla cinta in giù. Per il padrone della masseria, solo una multa per quell'incidente. Mancata custodia del materiale infiammabile. La famiglia venne mandata via. Ricordo un anno, era il 29 giugno, il giorno di San Pietro e Paolo. Un papà che si era fatto auto e si aspettava con l'uracolino. Beh, invece in quel momento arrivò, grossa come noci, la grandine, una bambola di cicorre ritte, le foglie si erano tutte buttate, ma noi la raccogliamo comunque. Perché c'era Vindippo, il padrone della masseria, stava alla condizione della manifattura. Così lui aveva in testa tanto quanto noi del tabacco in posto pagato. E così lui non perdette la sua metà e noi fummo ripagati di tutti quei mesi di lavoro. Sole.
sole. Mena mena fila fila luta pacu. Ogni foglia canfila tu e na modica. Ma per fare nupane tu c'è fatica. Fila sempre puro carla e stracco. Fila sempre puro carla e stracco. A disposizione la sua terra e ci consegnava le sementi per piantare il tabacco. A tutto il resto però dovevi pensarci tu, e alla fine della lavorazione, quando le balle di foglie di tabacco venivano consegnate alla manifattura o alla concessionaria, il ricavato veniva diviso a metà. Un piccolo orticello, ti consegnavano un piccolo orto per piantare giusto il necessario per la famiglia, per le esigenze, per i bisogni. Ti potevi fare un orto piantando legumi, piantando insalata, piantando qualsiasi cosa, giusto per mangiare in quei mesi nella masseria. Ma non sempre era così. Nel 63 arrivammo alla masseria Magliati in Agro Castellaneta. Il padrone all'inizio si era mostrato buono e infatti, come si usava a fare, mio padre iniziò a farsi l'orticello, quindi piantò insalate, verdure, pomodori. Beh, dal secondo anno Giufasci de Caccare, e lui padrone iniziò a fare storie, minacciava mio padre di farlo arrestare, di strappargli le piantine, gli ortaggi dall'orto se lui non gli avesse dato la metà. Io vedevo mio padre sempre nervoso, non sapeva che fare, perché da un lato voleva salvare il lavoro alla masseria e dall'altro all'orto, perché ci dava da mangiare. Anche io non sapevo che fare, ma decisi che gliel'avrei fatto pagare. C'è umore, Noi avevamo una stanzetta dove dormivamo, che era vicino al garage del padrone, no? E c'era una porticina proprio lì, che dava appunto sul garage, dove il padrone teneva una damigiana da 10 quintali di vino. Allora il piano: una notte prendo un po' di tufo e me lo porto dietro con una damigianetta da 5 litri di vino, no? Entro nel garage, prendo con un tubo di gomma 5 litri di vino nella damigianetta, e ririempio la grande botte con dell'acqua, così che il padrone non si sarebbe accorto della mancanza del vino. Poi rispargo il tubo tutto attorno, no, per non lasciare e per coprire le ombre, e me ne vado. Qualche giorno dopo sentì di prima mattina il padrone bestemmiare. Inspiegabilmente i 10 quintali di vino si erano trasformati in aceto! Allora, adesso sentiamo dalla voce dei testimoni come avveniva una giornata di lavoro. Allora, si cominciava alle 3 del mane e ci impiantavi. Poi arrivavi a casa, mangiavi e poi ci ritornavi a piantare. Finché la sera, notte. E la raccolta? La raccolta era la mattina presto lo stesso. Tre, le due, dipende la luna, se era fuori si poteva andare prima, se la luna era dentro potevi andare più tardi, perché se no non vedevi, no? E delle volte si andava pure con la linterna e si raccoglieva il tabacco, fino alle 9, alle 10,
poi rientravi, ti sedevi, mangiavi, poi ti sedevi e entravi tutto il giorno, fino alla sera. Se finivi, anzi, dovevi andare ancora a raccogliere. Cambiava? Poco. qualche testimonianza a lei? Come ha detto il signore, dunque, la raccolta si andava là, verso l'alba, alle tre, poi si tornava a casa, facevi, diciamo, colazione, e poi alle nove già ti mettevi a filare da banco. Quando finivi, a pomeriggio, andavi a raccogliere la bacco verso le sette, sino alle nove e mezzo, in modo da tenere tabacco per il domani, che i bambini piccoli infilavano tabacco anche da poco. Qualche ricordo? Ricordi brutti e belli comunque. Ecco, io sono contento di Castellaneta, a parte perché abbiamo trovato veramente bravi padroni e mi sento veramente la mancanza, perché sono tutti deceduti con un papà, tutti, ecco. E certo, il lavoro non era, però erano i tempi che dovevo fare quel lavoro. Poi c'era la raccolta delle mandorle, e l'uva, andava a lavorare, a tirare le acce di uva. Quei ragazzini già che portavano 200 lire, 250 lire al giorno. Allora cominciavano dai 10 in su, lavoravano quasi tutti. Quindi oltre al tabacco si lavorava anche? Sì. Raccolta di mandorle, piantagione di piselli, che poi i compratori, noi tenevamo un etro di piselli, che poi veniva il compratore, si comprava, però alla fine noi se vuoi andare guadagniamo poco, perché divido col padrone e poi fai tutto quel lavoro, tieni operai, si guadagnava poco, ecco, avevi la chance di vivere. Grazie. Allora sentiamo adesso una signora. Come si faceva a conciliare il lavoro e la famiglia? Cioè i figli, insomma, no? Stavamo tutti bene, sempre unita la famiglia, si lavorava, è vero, il lavoro si doveva fare per forza, però la famiglia era unita, eravamo sempre contenti di quel poco che avevamo, si lavorava. I figli venivano lasciati a casa o venivano con voi a lavorare? Non lasciati a casa per... dormivano, noi più grandi andavamo a raccogliere, a lavorare in mezzo alla terra. Un'altra testimonianza? No, l'abbiamo vissuta queste cose. Quelli che ci sono adesso non penso si riuscirono a farlo, perché adesso noi siamo fessi, se parla di nostri, così dicono. Però noi abbiamo voluto fare questo piano. Qualche ricordo, qualche aneddoto? Ma i ricordi sono quelli, i ricordi. È bello, vabbè, però ci sono anche brutti ricordi. Andavi, lasciavi le scuole da piccolo, poi non potevi andare nella scuola perché non ce n'era lì, e restavi rimandato per l'anno prossimo. E era finito lì. C'era l'armonia della famiglia, poi. Sì, la famiglia, è chiaro. La famiglia c'era per tutti, erano le famiglie unite, si lavorava insieme. Quello che c'era per tutti, grandi e piccoli, non c'erano piatti divisi come facciamo adesso noi ai nostri. Grazie. Adesso io ci vediamo insieme alla sua composizione. Emigrazione. In tempi molto remoti non c'era tanta libertà e ricchezza. La miseria regnava in tutte le terre. Manovalanze agricole di nonni e bisnonni, pagati con pochi spiccioli o un piatto di minestra. Per qualcuno fu ancora più avara la terra, da prendere il treno con valigie di cartone, emigrando al nord della nazione o altrove, all'estero. Addirittura
alla miniera che farà campare meno. Oggi, sostituiti dall'immigrazione, sfruttati, calpestati nella dignità umana. La terra dei nostri nonni, la terra dei nostri nonni dove nei tempi antichi si coltivava tutto ma genuino, per la sola sopravvivenza con povertà e miseria, da combattere quotidianamente con sudori, affanni e fatiche, ma che rendeva uniti nell'aiutarsi a vicenda, umili e rispettosi, amando la madre terra. Grazie. Amico mio, ti chiedo di aiutarmi a trovare una sistemazione in Italia. Come sai, la nostra Africa ha sempre avuto un legame forte con la terra. Ricordi quel detto? La terra e l'acqua sono la vita. Salvarle è salvare e amare se stessi. Dice molto del nostro legame con la natura, del nostro vivere immersi nei miti e nei racconti per proteggerla e conservarla. Un legame profondo e misterioso che ha impedito all'Africa di evolvere, un freno, vista la notevole differenza di vita con il nord del mondo, che ha preferito, nella sua storia, sottomettere la natura, servirsi di essa, tradirla. L'Africa, romanticamente, sembra ancora una terra vergine. È un'illusione. Caro amico mio, il nostro immenso patrimonio naturale sta perdendo il suo significato. La vecchia colonizzazione, seppur crudele, nello scavare i minerali aveva cura della terra e della popolazione. Ricordi le zone rosse? Da bambini ci chiedevamo il perché. Crescendo alcune cose le abbiamo capite. Lì c'era l'uranio e con i divieti si tentava di proteggere la popolazione dalla radioattività. Adesso è tutto cambiato, c'è una caccia spietata e violenta alle ricchezze minerali dell'Africa, soprattutto nel nostro Congo, nella terra del coltan, la sabbia utile a costruire telefonini e computer. Le imprese minerarie sono impiantate dappertutto, intere porzioni di territorio vengono vendute alle imprese minerarie che costruiscono strutture che non durano. Senza nessuna preoccupazione per la gente che viene spostata per servire gli interessi dei mercanti di coltan. Ogni volta che c'è una manifestazione per rivendicare il diritto di rimanere lì dove si è nati, la polizia spara. Migliaia di camion ogni giorno attraversano le dogane del Congo, lasciandosi dietro polvere e distruzione. E poi i residui delle sostanze tossiche vengono buttati nei fiumi, che percorrono poi tutto il nostro paese. L'acqua marcisce, la natura si spegne e con essa la vita. Sconfitti, assistiamo a questo nuovo colonialismo che selvaggiamente sfrutta i nostri giovani nei campi di lavoro e scava la nostra terra, fino a influenzare il clima. Questa è la realtà quotidiana dell'Africa. Da questo io voglio fuggire, confidando in te, ti abbraccio. Thank you.
Avessi mai incontrato nella mia vita. Persino il caldo, secchissimo, sembrava più torrido di quello dell'Africa.
Le tende e l'immondizia si estendevano per l'accampamento a perdita d'occhio. Ai lati dell'accampamento sorgevano baracche di lamiere e di cartone. Nel 2011 lì eravamo in più di 500. Braccia rubate da tutte le parti dell'Africa. Capì subito che la vita africana non conduceva come l'avevo immaginata. Ma nel mio paese la dignità è sacra a tutti i livelli della scala sociale. Il sistema dei campi di lavoro, invece, è appositamente studiato per togliere ai braccianti anche l'ultimo scampolo di umanità. Era un lavoro massacrante. C'erano dei caporali africani che sfruttavano i loro connazionali come dei limoni. Ci pagavano a cassoni, 3,50 € per ogni cassone che conteneva 3 quintali di pomodori. La prima volta ci misi 1,5 ore a riempirlo. Avevo lavorato circa 10 ore per mettere insieme un totale di 14 euro. Da questi venivano sottratti d'ufficio 5 euro per il trasporto, 3,50 € per il panino. 1,50 € per i guanti necessari per lavorare e venduti naturalmente, voliti caporali. A me restava un utile netto di 4 euro, vale a dire il prezzo della cena. Omar, il caporale, guadagnava 15 euro a cassonetto. A fine giorno, 3.000 euro. 3.000 euro, sì, ma presto ci rendemmo conto che potevamo ribellarci. Thank you.
nei campi di Nardò, nello scorso luglio, la ministra Cécile Kyenge, in visita nel Salento, ha ritrovato la stessa condizione di sfruttamento. I caporali continuano la loro opera di arruolamento di forza lavoro a basso costo e nessuno garantisce condizioni dignitose di vita a chi per bisogno presta la sua opera nella terra dell'oro rosso. Boccuri non c'è più, ma c'è il campo degli ulivi, un nuovo accampamento della vergogna nel quale gli immigrati dormono sotto tende di cartone, si lavano con l'acqua delle taniche e per mangiare sgozzano animali su tavolacci poggiati sulla terra. Nulla dunque è cambiato. Ancora più crudele è la condizione dei braccianti in provincia di Foggia, dove alla manodopera che viene dall'Africa si aggiunge quella proveniente dai paesi dell'est. Bulgari, rumeni, alcuni ucraini e tra gli schiavi bianchi quest'anno anche molti italiani. Hanno il marchio dell'Unione Europea, ma sono comunque disperati. Nulla è cambiato dai tempi dello sciopero di Boccuri. Nulla è cambiato e le migrazioni si ripetono con il dolore di sempre. Ma attenti, la speculazione giunge sino a noi. Il costo del pomodoro sul campo è di 10 centesimi al chilo. Nel supermercato il consumatore lo compra a 2 euro. Il ricarico è del 2000%. Chi c'è nel mezzo della filiera? Chi guadagna così tanto? Il trasformatore? La grande distribuzione? Chi? Riflettiamo allora. Riflettiamo insieme su chi specula e si fa ricco sui bisogni della gente. Fatia, 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 fatia. Shanni scasciamo lu culo, fatiando alle massarie, lupane non ve nessuno, toccate lu a chi de tie, scatto me sarà sovrati, me tocco dursi scimmeno, a tumbi meni e nei plati, a passo come cameno, a tumbi meni e nei plati. Passo come cameno, fatia, 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 fatia. Luca
naturale mafioso decide per l'uto pane o ci tende sta riposo poi se Dio vuole cremane Yamato butto yemato Yacino passi turnisi Yacino e panta pascato Yama quaremma ne uzzisi Yacino e panta pascato Yama quaremma ne uzzisi Fatia 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 Noi che lasciata Nigeria Venuti qui a lavorare Trovato nuova miseria Fatica e poco pagare Anguria dolce primizia Essere a noi indigesta Gronda sudore ingiustizia Su vostre tavole in festa Gronda sudore ingiustizia Su vostre tavole in festa Fatia 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 Fatia